Un'escursione nei boschi ha messo a rischio la vita di un uomo di 48 anni, finito in una scarpata e successivamente in un torrente. È avvenuto nel comune di Montella, in provincia di Avellino, in una località boschiva denominata Ponte del Fascio. L'uomo, in compagnia di altri amici, dopo aver messo un piede in fallo, è caduto rotolando per molti metri prima di finire dentro un burrone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono subito accorsi. Nel gruppo degli escursionisti, fortunatamente, vi era un medico che ha immediatamente prestato le prime cure necessarie al malcapitato amico. Il 48enne è stato recuperato con tecniche SAF, speleo alpino fluviali, dai vigili del fuoco con la collaborazione del soccorso alpino, ed è stato trasportato con cura ed attenzione lungo un sentiero boschivo fino all'arrivo in autoambulanza. La lettiga lo trasferiva presso un'area dove nel frattempo era sopraggiunta un'eliambulanza. L'uomo, caricato a bordo dell'elicottero, è stato trasportato fino al piazzale antistante, lo stadio Partenio Lombardi, dove ad attendere il malcapitato c'era una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Avellino, che effettuava le operazioni di assistenza in fase di decollo ed atterraggio. L'uomo, originario di Avellino, è stato ricoverato presso la città ospedaliera del capoluogo irpino.